No, oh, non è cascato ancora! Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Anche da noi cominciano i militari, andiamo bene. Oggi vi portiamo al Monte Conaro, faremo un giro, ancora non so dove andremo. Sono con Pippo, che sta facendo dei progressi, dei passi da gigante. E poi siamo con lo zio, che sta lì dentro, da qualche parte. Il suo parafanghino nuovo, che l'ho rotto, tra l'altro. Tac, questo tipo sono io, ovviamente. E via. A dopo. Ragazzi, è un caldo per essere febbraio allucinante. Zio proverà il casco nuovo, molto vintage, bello. Un po' di storia del Monte Conaro. Zio, perché il Tre Grazie si chiama Tre Grazie? Silenzio stampa. Silenzio stampa. Sembra valerti del no comment. Della facoltà di non rispondere. Si chiama Tre Grazie perché ci sono tre punti, tre spot un po' ostici, graziosi, e quindi grazie Graziella e grazie al cazzo, e questo è l'origine del nome Tre Grazie. Ostia, zio, linea Spartan, approfitto del fatto che sono nella linea più tranquilla. Volevo precisare una cosa: su YouTube si vedono un sacco di video intitolati Conaro Bike Park, al bike park del Monte Conaro. Allora, sia chiaro che al Monte Conaro non c'è nessun bike park, ovvero che è una riserva naturale e in parte anche integrale. Quindi chi viene qua in bicicletta dovrebbe venire con la consapevolezza che si è in un parco regionale dedicato a tutti, quindi con il rispetto e con l'attenzione che merita. Stop, fine del pippone, ciao. Ecco, adesso il solito sentierino di merda, stretto, scomodo, le piante fettenti che vogliono buttarti giù, tipo i folletti di Harry Potter. Ecco, punto. Ale, andata. E niente, ancora salita, ragazzi. Pensavate, invece. A few moments later. Quindi si è optato per due sorelle o convento di H. Vado io? Occhio, c'è un bel masso. Mamma mia, quanto è secco la morte! Wow! Wow! Ci puoi andare proprio là? Potresti andare un attimo più là? Perché sono incastrato tutta la pianta.
E intanto, cos'è, non vuoi dare un'occhiata al panorama qui? È da delinquente. Si delinque se non si guarda, guarda che roba. Le due sorelle, guardate che acqua. Due sorelle, spiaggia delle due sorelle. Quello è il passo del lupo. Meraviglia. Ciao. Vediamo Pippo come se la cava con questo passaggio tecnico. Ok Pippo, se vuoi qui sì, passi tutto lì sulla sinistra e poi utilizzi questa lastra di roccia un po' come sponda, diciamo, controllando la frenata, quindi non inchiodare ma accompagna con i freni leggermente in modo tale che non prendi troppa velocità. Poi quando arrivi qui nel canale molli. Sì, deciso, eh. Spingi con le braccia lì. Ok. Spingi con le braccia, lasciala andare, lasciala andare. Va bene, va bene. Ok, lasciala andare. Ok, ok. Va bene, va bene. Va bene, dai. Però l'hai fatto. Bene o male. L'importante è quello. Poi la prossima volta lo fai meglio. Lo fai? Sì. Piano. Piccolino. Dai, forza. Arrivederci. Oh, mamma mia che jolly! Porca madò che jolly! Vediamo come si effettua un blocco. Che dovete sapere che di solito è lui che lo fa a me. Allora adesso mi vendico. Guarda che non mi ci, non mi ci mette nelle zone. Dai zio, tenaglia, a forbice, a forbice, a forbice. E molla. Testa di... No, non è cascato ancora! Ah, ceduto! A little longer than a few minutes later. Mamma mia, cosa non frena, né?
aspettato. Grande! The Rise of an Empire! Non so quanto ho zoomato io allora prima. Non era questo. Signore e signori, grazie Graziella, grazie al cazzo. Il grazie al cazzo ancora deve arrivare, mi sa. Te lo fai? Sì. Ormai. Ormai sarebbe un'onta. L'importante è che sei deciso. No, deciso ci sto. È che ogni volta mi caga addosso quando fuggi i piedi. Piedi ben saldi sui pedali, paralleli. Qui ovviamente la GoPro spiana, ma vi assicuro che è abbastanza ripido. Una serie di radici e rocce. Ma la cosa più importante è lasciarla andare, non avere paura, perché la paura in questi casi ti frega. Stai ben piantato coi pedali, lasciala andare. Molla, molla, molla. Codio. Ok. Perfetto, adesso stiamo risalendo, abbiamo appena fatto il Tre Grazie, spettacolo, oggi c'era un terreno ottimo e il Tre Grazie è sempre bello. E via! Bene ragazzi, ultima discesa della giornata. Oddio che coglione! Madonna, ma guarda, è una roba grossa! Vabbè, ma dai, su, se fa per stare insieme! Andata delusso, eh! Infatti, dove cazzo sei andato a scendere? Non lo so. Hai chiuso gli occhi! Hai chiuso gli occhi, crocifisso in mano e via! Io non so come hai fatto a non piare l'albero, guarda! Thank you.
Ebbene sì ragazzi, purtroppo la GoPro mi si è scaricata a metà dell'ultima discesa e sono cose che a volte capitano se non ti regoli bene con la batteria e la memoria, ma poco male, concluderemo così il nostro video oggi. Spero che anche voi vi siate divertiti con noi e vi sia piaciuto il nostro giro. Come al solito, se volete supportare il canale, iscrivetevi, lasciate un like e cliccate sulla campanellina così da non perdervi nessuna novità. Ah, cosa importante, andrò a montare sulla mia Eugene i Formula Cura 4, un piccolo upgrade. Vi ricordo che montavo gli SRAM G2R, invece andrò a montare questi. Quindi, che dire, buone pedalate, buon divertimento e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!